Le fonti Instant Focus, il nostro approfondimento, uno dei primi approfondimenti di questa giornata, leggete in sovrimpressione, beh, uno degli argomenti del momento, il rublo è più forte di prima e noi oggi cerchiamo di spiegare perché, perché nel corso del 2022, questa è la premessa, la moneta russa è stata la migliore tra le 31 valute principali monitorate da Bloomberg. Se a inizio anno servivano 75 rubli per un dollaro, adesso ne bastano circa 59. Parliamo del 21% in meno, con la valuta russa ai minimi sui biglietti verdi da 2 anni e mezzo. Discorso diverso è per l'euro, dopo comunque li mettiamo a confronto entrambi, che invece dopo lo scoppio del conflitto, perché ovviamente parliamo di rublo relativamente alla guerra tra Russia e Ucraina, è sceso ai minimi del 2017 sul dollaro, quindi euro-dollaro. Beh, abbiamo parlato in questo caso spesso di superdollaro, dalla cui parità sta cercando di allontanarsi dopo aver toccato quota 1,03. Lo scorso 12 maggio era a 1,13 a fine 2021. E, sicuramente il conflitto, gli effetti sui mercati, l'inflazione e le banche centrali stanno giocando un ruolo determinante. Però, insomma, il rublo si legge banalmente più forte di prima. È vero che questa espressione compare nei titoli, no, per attirare l'attenzione. Però, ci sono trucchetti, potremmo definirli in questo modo. Al di là delle facili ironie, vogliamo spiegare realmente cosa sta succedendo sul rublo. E allora io saluto Fabrizio Mastroforti con me per cercare di capirne di più. Fabrizio, ben trovato sulle fonti TV. Buongiorno Maera, buongiorno a te e chi ci ascolta. Allora, come dire, hai letto, no? Anche tu, insomma, se cerchi rublo, le notizie vanno in questa direzione. È più forte di prima. Cosa sta accadendo alla moneta russa? Anche perché, faccio ancora un piccolo, passo indietro e poi ti do la parola. Con lo scoppio della guerra e con soprattutto la decisione di punire la Russia con le sanzioni da parte dell'Occidente e dell'Europa, insomma, si pensava tutto tranne che il rublo potesse guadagnare terreno. Però lascio a te, da dove vogliamo partire, Fabrizio? Sì, nel senso qualcuno infatti mette in dubbio, no, l'efficacia delle sanzioni. Dopo chiaramente si è visto, parlavi tu della quotazione 75, chiaramente all'inizio, proprio allo scoppio, siamo arrivati rispetto al dollaro a 140, quindi perché proprio si temeva l'effetto delle sanzioni sulla Russia. Poi però chiaramente è intervenuta, diciamo, a protezione, prima di tutto la banca centrale, alzando i tassi addirittura fino al 20%, e adesso comunque già siamo passati al 14%, perché questa pressione è stata, diciamo, un po' smorzata dalle altre manovre protezionistiche che ha messo in campo la Russia. Soprattutto quali sono? Sono quelli di obbligare, diciamo, le aziende esportatrici di cambiare, questo per l'80%, di cambiare subito, di monetizzare i rubli, e poi soprattutto la famosa, la famosa uscita di Putin, che abbiamo visto anche essere quella, cioè da monitorare con attenzione, del pagamento del gas in rubli. E Sì. questo ha fatto sì, soprattutto dal punto di vista psicologico, perché abbiamo visto che anche quella era una manovra dove le banche che ancora hanno la possibilità, diciamo, di negoziare con la maggior parte dei paesi, insomma, europei e non, è una banca collegata chiaramente a Gazprom, e questa chiaramente ha fatto bypassare questa situazione, in quanto faceva aprire due conti separati ai cosiddetti clienti che acquistavano, per esempio, prima il gas in euro, e subito però questo veniva cambiato in rubli. E quindi, però, queste notizie hanno fatto sì, come si sa, spesso dipende anche dal punto di vista psicologico, diciamo, l'intervento degli operatori, che per adesso, insomma, il rublo, anche se
sempre per la maggior parte degli operatori, è destinata un po' a finire questa forza. Mm-hmm. Per adesso però notiamo, come dicevi tu, siamo ai minimi, in particolare questa mattina siamo intorno ai 58,30 per quanto riguarda dollaro rubro, e come parlavi, addirittura per euro rublo è ancora più evidente questa pressione, in quanto esiste anche lo spread tra le politiche delle banche centrali americana e europea, che in questi giorni si è un po' mitigata, perché chiaramente è apparso per la prima volta un atteggiamento un po' più hawkish, diciamo, anche da parte della BCE, e quindi la reazione da quel livello importante di cui parlavi prima, 1,0350 circa, che sì, erano i minimi del 2017. Quindi... Esatto. Io, Fabrizio, adesso sto mostrando il cambio rublo-euro per vedere appunto l'ascesa del rublo, e poi prima c'era il rublo-dollaro, stessa cosa, no? Il fatto che, ricapitolando un istante, ovviamente c'è il tema di un mercato in questo momento un po' dopato, potremmo usare questo termine, no? Perché se l'abbiamo usato per gli altri mercati quando le banche centrali mettevano liquidità, motivo in più di usarlo adesso per la situazione russa, cioè la banca centrale russa ovviamente è intervenuta, perché noi ci ricordiamo tutti il calo che aveva avuto, no, il rublo all'inizio del conflitto, e lì la banca centrale aveva subito, come dire, cambiato la politica monetaria, quindi è anche per questo, è un po' dopato, no, se vogliamo, il mercato e quindi anche la valuta. Esatto, c'è da dire che ci sono state in passato altre nome a manovre di mercato cosiddette dopate o artificiali, no? Uh-huh. Per esempio l'Argentina o la Turchia, abbiamo visto anche quando il discorso della lira turca, no? Delle difficoltà in certi periodi, c'è da dire che quelle russe hanno funzionato di più, però il fattore esogeno del gas, dell'energia, no? E quindi delle paure, no? Che le sanzioni si ripercuotessero anche e soprattutto a chi le attuava, ha fatto sì che, insomma, queste misure, che solitamente non hanno grandi effetti, per il rublo bisogna prendere atto che hanno avuto effetto. C'è da dire che nel lungo termine si potrebbe vedere una certa pressione al ribasso, perché chiaramente le sanzioni a lungo andare vanno poi a minare quelli che sono i fondamenti, no, certo, dell'economia. Certo. E queste manovre hanno funzionato soprattutto, come si dice in gergo, onshore, cioè per il cambio all'interno, no? Anche se la politica poi protezionistica di Mosca fa sì che agli attori interni non è stata data la possibilità di monetizzare su questo diciamo spread, su questo guadagno del rublo. Ecco, sì, esatto, quindi mercati dopati, poi abbiamo la situazione dei pagamenti in rubli. È vero che adesso c'è questo magheggio del doppio conto, però chiaramente poi se le aziende italiane pagano il gas in euro, poi dopo questo viene convertito in rublo, quindi ovviamente il rublo ci guadagna. E poi, Fabrizio, c'è anche il tema, credo, della situazione interna proprio alla Russia, che in questo momento ovviamente vede le importazioni penalizzate proprio per la situazione delle sanzioni, eccetera, e quindi di conseguenza il rublo viene più utilizzato. Questa potrebbe essere un'altra motivazione. Sì, unita, come dicevo, alle okay, esportazioni, che esatto, in maniera, diciamo, cioè circola più moneta, no? Ecco, esattamente. Inevitabilmente tutto diventa subito il rublo, almeno appunto, all'interno. Appunto. Sì. Ok, quindi queste sono le spiegazioni. Ecco, ma possiamo parlare di, l'abbiamo chiamata forza del rublo, c'è chi lo definisce un vero e proprio rally, e tu mi hai anticipato, questa sarebbe stata la mia ultima domanda. Secondo molti analisti però questo rally è destinato a terminare quanto prima, ma secondo te è un vero e proprio rally? E seconda domanda, confermi che la situazione non dovrebbe proseguire così per il rublo ancora per molto, poi bisogna vedere cosa succede a livello di conflitto e a livello geopolitico, chiaramente questo lo sappiamo. Sembra che
dove questi motivi su cui è basato siano destinati a scemare, no? Proprio perché all'esterno, quindi offshore, c'è lo spread, nel senso nel trattare il rublo molti exchange non lo scambiano più, non ti danno la possibilità di scambiarlo, quindi anche a lungo andare una cosa piano piano anche i tassi sono destinati a essere tagliati anche in Russia, non si può chiaramente restare in una situazione così estrema, no? E quindi tutti pensano che sia stato un rally di cui, ripeto, pochi hanno beneficiato e nel tempo questo, insomma, dovrebbe rientrare. Questo è quello che ci si aspetta, insomma, va bene. Poi vabbè, giusto in conclusione, questo era dedicato al rublo, questo approfondimento, però l'abbiamo anche detto qui e là mentre parlavamo del rublo. Resta sempre, per quanto riguarda il Forex, in evidenza la potenza del dollaro, che rimane, credo, ancora oggi il rifugio, la valuta rifugio per eccellenza. Dall'altra parte invece l'euro, che ovviamente in questo momento è più penalizzato perché abbiamo questa doppia velocità con la quale la Fed e la BCE hanno deciso di intervenire, no? Con cambiamenti di politica monetaria, e poi naturalmente l'Europa è geograficamente più vicina all'Ucraina e di conseguenza impatto più forte rispetto a quelle che sono le conseguenze anche con le sanzioni sull'economia e sulla valuta. Potremmo concludere così, mi sembra giusto, Fabrizio? Sì, Emanuele, hai messo un quadro perfetto per quanto riguarda, diciamo, l'ultimo periodo, e anche se, come dicevo, dal fine settimana e anche dalle prime contrattazioni di oggi, l'euro sembra recuperare, no? da quei minimi, sì. E quindi, ma un po' tutte le altre valute, il dollar index, insomma, sta stornando dai massimi, ma proprio perché, come hai anticipato adesso, c'è meno, secondo me, meno corsa alla valuta rifugio, nel senso che si dà qualche, e speriamo che sia diciamo la visione giusta, qualche speranza in più alla diplomazia, nel senso che sembra che piano piano si vada verso qualche spiraglio, una minima risoluzione, e quindi certo. Subito chiaramente vengono monetizzati, no, i guadagni, nel senso sulla salita del dollaro qualcuno va a prendere profitto, e anche le monete oceaniche, che sono state penalizzate molto dal calo degli indici, perché chiaramente la politica aggressiva della banca centrale si è riversata soprattutto sugli indici, sul calo degli indici. Certo. Queste sono le differenze. Ok, allora, nel salutarti, poi ricordiamo anche che la moneta russa, appunto, come abbiamo detto, è tra le prime valute per rendimento nel 2022, però poi di fatto una moneta, insomma, non ha molto significato se non ha mercato, e quindi bisogna vedere altri indicatori, ma questo lo sappiamo quando si analizza una situazione economica generale: PIL, inflazione, e questi sono negativi per quanto riguarda la Russia, quindi chiaramente qui ci riporta il tema della moneta che deve avere mercato per poi essere sostenuta da un trend in crescita, ed è per questo che si pensa che questo rally, come l'abbiamo definito, potrebbe terminare. Grazie Fabrizio Mastroforti, molto interessante, ed era doveroso raccontare un po' del perché di questa situazione del rublo. Ti auguro una buona giornata, ti seguiamo sui tuoi canali. Grazie Fabrizio. Grazie a te, Emanuela, buona giornata a tutti. Buona giornata.